visto lacrime di pioggia in fuga dagli sguardi miei raccolte in una goccia. Sono una persona romantica, quando c'è da essere romantico sono una persona disponibile, premurosa, socievole, poi sono anche stronzo, sono uno che si arrabbia, sono uno che tira fuori tutti i suoi lati del suo carattere. La cosa che ho spesso ribadito è che nelle canzoni io cerco di mettere a disposizione delle persone la parte più bella di me, e non è una cosa che io regalo in tutti i momenti della mia vita, ma è una cosa che in primis voglio regalare a me, e alla gente piace perché vede e capisce che è qualcosa di vero, che è scritta con il cuore. Perché tengo le mani legate da te, con quel sorriso che parla da sé. Io ho avuto la possibilità del mio viaggio nella musica, che è iniziato qualche anno fa, di poter iniziare un percorso parallelamente ad altri ragazzi nel loro settore. Cioè io nella musica, il mio manager nel mondo delle etichette discografiche e il mio manager James O'Neill, che ha incontrato questo ragazzo che si chiama Emanuele Pisano nel campo della regia, dei videoclip, nella regia cinematografica, e Riccardo Zianna per quanto riguarda il campo del giornalismo. Quindi siamo magari 4-5 ragazzi, e Lorenzo Piermattei nella fotografia, poi c'è Low Low che è un altro rapper fortissimo, Mostro, Sir Travis e tutti gli altri. Ed è una cosa bellissima perché è stato un percorso di crescita parallelo. Ognuno di noi ogni anno alzava l'asticella delle sue competenze. A parte qualche raro sfogo violento, e che non dormo da due notti fa, deciderò quando verrà il mio momento, se andare via o stare qua. Un'altra cosa molto cioè che io ci tengo a sottolineare è che a me piace mettermi in gioco anche per quanto riguarda la recitazione, perché mi diverto molto. Ovviamente prima magari avevamo un po' più di tempo libero, però quando giro i videoclip mi piace inventare le storie insieme a Emanuele Pisano, a capire quali sono, diciamo, le idee giuste e diciamo recitare, mettermi alla prova. Mi diverto, mi piace. Vorrei sapere a cosa stai pensando, ora che gli occhi chiusi abusi del fatto che sbando, e quel sorriso messo come scudo, bocca dipinta, prendo il rifiuto, scossa di quinta magnitudo, yeah. Non sono ancora abituato a sentirmi passare in radio. Ogni volta che sento una mia canzone sembra, non lo so, sembra che non sia vero. Per quanto riguarda la televisione non credo che la accenderò. È un dispositivo, insomma, che non ha mai fatto parte della mia vita. Guarda, io sono entrato ad Amici e ho fatto televisione senza sapere cosa fosse la televisione. Mi piace ogni tanto gettarmi in queste situazioni così nel buio. O la va o la spacca. La va. Questa notte rimani con me, rotta per perdere te, rotta per perdere te. Dici, baby. Se questa notte rimani con me, rotta per perdere te, rotta per perdere te. Non ho mai ottenuto. Questi ragazzi qua fuori mi portano tantissimo entusiasmo e voglia di non deluderli, voglia di fare bene e voglia di mettermi in gioco nei miei futuri lavori con un impegno sempre più profondo. Se questa notte rimani con me, rotta per perdere te, rotta per perdere te. Se questa notte rimani con me, rotta per perdere te, rotta per perdere te, te che non ho mai. Saluto a tutti i lettori di Metro e un grande abbraccio. Che non ho mai ottenuto abbastanza, se pensa a quello che volevo io in verità.